Ringraziamo i presenti, anche la stampa che è accorsa numerosa. E dunque, hanno aderito e promosso questa manifestazione, questa conferenza con noi i seguenti soggetti attivi nella città. Allora, l'Associazione Ex Lavanderia, la Rete Romana di Mutuo Soccorso, Link Coordinamento Universitario, Medicina Democratica, Cooperativa Passepartout, Comitato Cittadino per il Teatro del Lido di Ostia, Compagnia La Fabbrica, Compagnia Danad, Compagnia L'Albatro, Associazione Culturale Molière, Compagnia dei Masnadieri, Associazione Culturale Ottavo Atto, 100 Artisti per Kimbau Onlus, Compagnia Sorrisiamo, Compagnia Carlotta Piraino, Compagnia Enter, Compagnia Nome Nomen, Compagnia Baba Theater, Compagnia Volo di Prova, Compagnia Officine Puricelli, Compagnia Obo Teatro, Compagnia Macroritmi, Compagnia Scena Corsara, Gruppo Pizzi e Ballacche, Associazione 0.3, Gruppo Duetti Archilo. Allora, abbiamo indetto questa conferenza stampa per protestare contro la cattiva informazione dei giornali e dei media sul Santa Maria della Pietrà. Più che altro proprio una vera e propria opera di disinformazione totale, se non di volontaria mistificazione della realtà, perché il dubbio francamente viene e viene forte. Comunque sicuramente una pessima informazione che in verità dura da moltissimi anni, non è certo solo dell'ultimo mese. Sul Santa Maria della Pietà infatti sono anni che vengono accreditate notizie false e tendenziose su presunti arrivi di campus universitari, su progetti di riqualificazione del comprensorio veramente mai visti e su fantasiose riconsegne di questo spazio dell'ex manicomio all'uso pubblico cittadino. La realtà è totalmente un'altra, la realtà è che l'ex manicomio di Roma è diventato nel tempo, già ora, una nuova concentrazione di disagio e si è riempito di strutture sanitarie che non hanno proprio nulla a che fare con i progetti promessi e sbandierati dalla politica di farne un polo culturale dopo che è stato, da manicomio, un luogo di sofferenza, internamento e dolore. Alla politica dunque questa responsabilità di non aver realizzato il progetto promesso e sbandierato più volte sui media, ma certamente ai giornalisti l'onestà professionale di raccontare ciò che avviene senza mentire, senza falsificare la realtà. Allora abbiamo indetto questa conferenza stampa alla fine quando l'ultima goccia recente ha fatto traboccare il vaso, dopo una serie di recenti dichiarazioni della politica e di articoli sui giornali che hanno accreditato proprio recentemente in modo falso l'associazione Ex Lavanderia, che si trova all'interno del Santa Maria della Pietà nel padiglione 31, come l'impedimento fisico di fatto all'università di venire nel Santa Maria della Pietà, come prevedeva un protocollo d'intesa siglato dalle varie istituzioni in un protocollo del 2007. La verità non è questa, la verità è tutta un'altra e la verità è che il progetto universitario è naufragato per inadempienza dell'ASL e della Regione, che sono le proprietarie del comprensorio,
che non hanno liberato i padiglioni da consegnare all'università, tra cui non è compresa la ex lavanderia, e che non hanno quindi ottemperato agli accordi del protocollo d'intesa e non hanno poi di fatto loro, Regione ASL, creato le condizioni per permettere all'università di prendere possesso di questi padiglioni. E quindi l'università, per questo motivo, la Sapienza, non è potuta venire come avrebbe dovuto nell'ambito del suo decentramento urbano. Allora abbiamo indetto per questo questa conferenza stampa e un primo risultato positivo è stato che la Repubblica ieri, venerdì 28 maggio, ha pubblicato un articolo che almeno ha il merito di restituire i contorni corretti della vicenda, ricostruendo in modo più corretto ciò che è successo. Naturalmente siamo tutti molto contenti di questo, ma l'obiettivo è quello di continuare a denunciare ogni qualvolta non ci sia correttezza nell'informazione, e invitiamo e inviteremo ancora nel tempo i giornalisti a impegnarsi in un'opera di informazione finalmente corretta su le lunghe vicende che riguardano il riutilizzo dell'ex manicomio di Roma. Abbiamo vari interventi e partecipazioni a questo tavolo, quindi non resta che far parlare gli oratori. Ricordo loro che hanno a disposizione 5 minuti, al termine dell'intervento sarà dato posto a domande e a risposte da parte dei promotori.